Questa è la mia vista, buongiorno, questa è la mia vista in questo momento, guardate quanta neve e sta ancora nevicando tantissimo, tantissimo. Bonjour ragazzi, bonjour mia family, io appena svegliata, quindi non facciamo caso alla faccia ancora nel mondo dei sogni, comunque oggi è una meraviglia veramente, perché quando sono andata a dormire ho visto che stava nevicando e tanto, e quindi sapevo che mi sarei svegliata con un sacco di neve e adesso non vedo l'ora di andare a fare una mega passeggiata tra i canali di Amsterdam, ragazzi, perché è bellissima Amsterdam con la neve. Tra l'altro, sono curiosa di vedere se hanno ghiacciato i canali, perché dovrebbe fare molto freddo fuori. Guardavo le previsioni nei giorni scorsi e dovrebbero esserci tipo meno 4 gradi di giorno e meno 8, meno 10 di notte, più o meno questa settimana. Queste saranno le temperature, quindi se di giorno siamo sotto lo zero, sempre di notte addirittura sui meno 10, dovrebbero ghiacciare i canali. Quindi adesso andremo a fare una mega passeggiata. Oggi è domenica, quindi molto relax. Non ho chiamate di lavoro e non ho email. Tra l'altro è stato un weekend, che potrei descrivere come molto inaspettato, però bello. E niente, ragazzi, adesso mi alzerò. Perché di solito, cioè, non voglio mai alzarmi, però con la neve fuori voglio veramente alzarmi velocemente e uscire e fare una passeggiata. Dovrò vestirmi tipo omino Michelin in qualche modo, perché ieri sono uscita, ragazzi, e fa veramente, veramente, veramente freddo, quindi devo imbacuccarmi per bene, ma. Sì, vado a fare la doccia, mi preparo e usciamo subito. Guardate che meraviglia, ragazzi. Cioè, guardate quanta neve c'è. E sta ancora nevicando tantissimo. Non vi preoccupate per la palma lì, per la pianta che, vi ripeto, è di plastica. Quindi, wow. Eccomi pronta per il momento trucco, come al solito, con il mio Starbucks. Oggi abbiamo Vanilla Bean macchiato perché ho finito quelli al caramello, purtroppo. E sono quelli che al supermercato finiscono sempre. Quindi, allora, ragazzi, primer uso sempre quello di Fenty Beauty, il primer opacizzante, che devo dire mi piace molto di più. Molto di più rispetto al fondotinta, sempre della stessa marca, con cui non mi sono trovata per niente bene. Invece il primer mi piace molto. Onestamente, se non stesse nevicando, non avrei nessunissima voglia di uscire oggi, ragazzi, ma io non posso perdermi la città veramente con questa neve meravigliosa. E poi, appunto, sono curiosa di vedere se i canali sono ghiacciati, se c'è gente che ci pattina su. Ma penso che ci voglia un po' prima che si ghiaccino a tal punto da poterci pattinare, quindi forse nei prossimi giorni, non lo so, vedremo, vedremo. Mio Dio, ragazzi, cioè fuori c'è letteralmente una bufera di neve, forse sono pazza io a voler uscire con questo tempo. Fondotinta, come sempre, quello di Diego Dalla Palma, il nudissimo, che adoro. In Italia invece, perché vi ho mandato una foto del meteo qui, e in tantissimi mi avete scritto dicendo che in Italia è primavera. Soprattutto al sud, in realtà, mi avete scritto: Nicole, qui a Napoli ci sono 20 gradi. Una ragazza mi ha scritto: qui in Sicilia ci sono 30 gradi o 28 gradi, una cosa del genere. Ma è vero, ragazzi, cioè io vi invidio non poco, onestamente vi devo dire, perché la neve è meravigliosa, però è molto difficile stare all'aperto per tanto tempo con questo freddo. Infatti questo weekend stavo congelando, ragazzi, congelando, perché non ci sono posti comunque dove andare al chiuso, quindi se sei con qualcuno devi stare praticamente all'aperto, e dopo un po' diventa veramente, veramente insopportabile. Quindi da un lato vi invidio se c'è caldo giù in Italia, perché non mi dispiacerebbe in alcuni momenti. Comunque non credo, ragazzi, che purtroppo riuscirò a scendere in Italia a fine febbraio. Qui ci hanno dato indicazioni preferibilmente di non viaggiare fino a fine marzo. Non penso che sarà tanto fattibile per me, potrei anche farlo volendo, perché ho comunque delle cose di lavoro, comunque ho delle cose, sì, due cose di lavoro in realtà, però penso che sia meglio forse aspettare un pochino e magari rimandare tutto di un mese, anche se l'altro viaggio che dovevo fare a marzo sarà rimandato all'anno prossimo. Perché, cioè, non all'anno prossimo, ma al prossimo autunno, questo sì, quindi questo mi dispiace moltissimo, però
D'altronde, quando ho i piani rovinati, cerco bene di ricordarmi che ci sono persone che hanno problemi molto più grossi di qualche viaggio da rimandare, quindi non posso sicuramente lamentarmi, anzi sono felice di godermi questa splendida città, la neve, e anche se non riesco a spostarmi, fa niente, dovrò spostare un sacco di cose, dovrò vedere un sacco di amici, ma fa niente, devo andare sia a Trieste che a Milano, ma appunto penso che sia meglio rimandare, anche perché incrociando le dita e batti il legno qualsiasi cosa, ecco, ok, che non sono tanto superstiziosa, però non sa mai, visto che non mi sono ammalata e il Covid non me lo son presa, vorrei anche continuare su questa strada, diciamo, e cercare di, appunto, di stare lontana da posti molto dove c'è tanta gente, no? Quindi correttore, ho usato quello di Clio Makeup, adesso cipria, uso sempre quella di Mulac, io voglio sempre pronunciare con l'accento sulla A, Mulac, mi sono trovata molto bene con questa cipria, svolazza un po' ovunque, ma con tutte le ciprie non compatte, è così, non ci si può fare nulla, ma il fatto che svolazzi significa che è molto molto fine e quindi non mi crea grumetti, non mi crea righette, rughette sulla parte inferiore, quindi mi piace molto. E poi il fatto che sia bianca, io ho preso appunto quella white, mi illumina anche un pochino lo sguardo, che non è male ragazzi, stanotte ho dormito, non sto scherzando, ho dormito 10 ore. Cioè, il bello è che mi sono svegliata dopo 9 ore e mi sono detta nah! E quindi ho dormito 10 ore, lo so, sono assurda. Io sono come i bambini per certi versi, ho bisogno di dormire tantissimo. Cioè, 8 ore non mi basta, è incredibile, lo so, è assurda sta cosa, ma non è un periodo, cioè alcuni pensano, ah ma forse è un periodo che sei più stanca, no, per me è la vita, cioè io ho bisogno di dormire tanto e penso che uno dei miei, tra virgolette, segreti di bellezza sia anche questo, perché, oh mio Dio, ho fatto uscire giusto un po' di cipria, perché se siamo riposati, molto riposati, la pelle è meno stressata, il nostro corpo è meno stressato, è riposato, quindi non abbiamo occhiaie, si presentano meno rughe con il tempo perché comunque hai il viso molto più rilassato rispetto a quelli che dormono meno e usano le espressioni facciali, insomma, secondo me è un mix di cose che però appunto cambia tanto e poi è provato che il sonno, insomma, lo chiamano beauty sleep in inglese per qualcosa. Trucco completato, ho usato il Gimme Brow di Benefit per le sopracciglia in colorazione 2 e sulle labbra il Love You Back di MAC, uno dei miei rossetti preferiti. Gli ombretti invece sono della palette Mulac, della palette In My Birthday Suit, che adoro, e il mascara è quello di Maybelline di cui vi ho parlato nell'altro Get Ready With Me, che sto veramente amando. Bisogna stare attenti perché tende a fare i grumetti, ma come allunga lui le ciglia? Nessuno. Quindi i capelli invece oggi sono un disastro ragazzi, ma è da troppo tempo che li lavo, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, e devo assolutamente bloccare questa cosa, quindi oggi che volevo lavarli mi sono detto ok Nicole, trattieniti, quindi ho messo dello shampoo secco perché i miei capelli sono già secchi naturalmente di loro, quindi se li lavo troppe volte anche con lo shampoo più delicato del mondo non gli fa benissimo, quindi devo forzarmi per non lavarli un giorno sì, un giorno no. Fuori sta ancora nevicando tantissimo ragazzi, quindi direi di andare, mi metto un ulteriore maglione, sono tipo vestita cipolla 500 strati, ulteriore maglione e usciamo nella bufera di neve. I gattoni hanno già fatto la pappa, quindi adesso è l'ora del riposino. Ciao, ciao Stellina bellissima. Sei bellissima Stellina. Ciao. Patatina. Patatina con la pancia piena. Fai il riposino? Brava gatta Stellina. Gatto Denver invece, spesso e volentieri, si mette a dormire sulle sedie. Ciao amore. Ciao amore, come stai? Come stai, amore mio? Gatto Denver sta bene, ragazzi. Gioca, salta, corre, fa gli agguati, fa le fusa. Ma adesso è l'ora della nanna, quindi gli stiamo rompendo le scatole. I punti gli stanno cadendo. Sì, sono quelli che si dissolvono. E venerdì abbiamo la visita di controllo dal veterinario. Però sta molto, molto bene e sono molto, molto contenta. Adesso farà la nanna, quindi lasciamolo in pace.
Questi sono i tetti di Amsterdam con tantissima neve. Comunque, ragazzi, ho preso il nuovo iPhone 12 Pro, non Max perché è troppo grande per le mie borsette, e mi sembra di essere ritornata all'iPhone 5 perché è piatto come l'iPhone 5, però la qualità della fotocamera in confronto all'iPhone XS che avevo prima è eccezionale. Devo ancora comprare una cover, come ben potete vedere, perché volevo prendere quella con la batteria, ma ancora non c'è per questo telefono. Però per adesso sono molto soddisfatta, diciamo così. Poi mi farete sapere voi le foto come vengono. E questo è l'outfit di oggi, berretto caldo, 500.000 strati, tipo 70 maglioni, lasciamo perdere. Mega cappotto, super super comfy, teddy coat caldissimo. Ho la mia Chanelina medium in pelle lucida. Poi i jeans sono di Zara e questi sono sempre gli stivali di Bottega Veneta che sono un incubo metterli e toglierli è un incubo, però sono molto comodi e tengono caldo, quindi diciamo che continuo ad indossarli. Ok ragazzi, visto che non sto più nella pelle, let's go. Se riesco vado anche al supermercato, anzi forse dovrei prendere la borsa per il supermercato, così non ne compro una di plastica. Alright, ci siamo. Pronti per uscire? Andiamo a vedere la neve. Mi sono quasi uccisa, tipo uscendo di casa, sto scivolata subito primo passo. Cioè, vabbè, ragazzi, tantissima neve, che mi sta entrando negli occhi. Guardate che meraviglia. Amsterdam con la neve è davvero stupenda, davvero, davvero bellissima. Finalmente ce n'è tanta, tanta, tanta. Ok, c'è tantissima gente in giro rispetto al solito, calcolando il Covid, perché tutti ovviamente vogliono vedere la neve. Wow, cioè, guardate che roba, ce n'è tantissima, ha nevicato tutta la notte, ragazzi, e dovrebbe nevicare ancora tutta la settimana, quindi io sono strafelice, bellissimo. Ci siamo ragazzi, sono arrivata sana e salva al supermercato. Eccolo. Come al solito prendo giusto due cosine, ho preso dei succhi, delle spermute fresche, un dolcetto. E qui, per fortuna, oggi hanno rifornito, ci sono tantissimi caramel macchiato di Starbucks. Tornata a casa ragazzi, è stato difficilissimo camminare con la neve che tra l'altro è diventata ghiaccio. Nel frattempo scusatemi se ho rossetto sull'Invisalign come al solito, se non indosso tinte, labbra, ma rossetti si attaccano sempre sui denti. Comunque vi faccio vedere le cosine che ho preso al supermercato, anche se non ho fatto propriamente la spesa spesa, nel senso che da quando abito qui in centro ad Amsterdam vado semplicemente a prendere un paio di cosine fresche ogni giorno e il resto comunque ce l'ho a casa e lo ordino. Se ci sono cose molto pesanti le ordino, però per un due cosine fresche vado a prendere al supermercato, così mi faccio anche una passeggiata. Ed ho preso questi cestini alla frutta che sono strabuoni, è tipo una bavarese alla fragola, la crema è strabuona. Poi ho preso queste, noi le chiamiamo brioche a Trieste, ma in realtà sono cornetti, e sono cornetti salati al prosciutto e formaggio, sono strabuoni, ham cass croissant, se venite ad Amsterdam prendeteli. E poi sono freschi, li fanno ogni giorno freschi la panetteria del supermercato. Poi ho preso uno, due e tre spremute fresche. Questa è arancia e kiwi, strabuona, super dissetante. Poi ho preso fragola e arancia, che è un pochino più dolce, ma anche questa è molto buona. E questa invece è semplicemente la spremuta normale, solo di arancia. Poi la mia ossessione, ne ho presi tre di caramel macchiato di Starbucks. E poi, ah sì, allora ho preso un caffè latte che non ricordo se ho già provato, forse, che dovrebbe essere abbastanza leggero per me che non
lo sapete, non mi piace il gusto del caffè, e poi ho voluto provare questo, ne ho preso proprio solo uno per provarlo, è il skinny latte, senza zuccheri aggiunti e senza lattosio. Gatto Denver di là che grida, non si sa perché. Comunque sono curiosa di provare anche questo, perché gli altri sono tutti molto zuccherati, almeno questo non ha zuccheri, e se mi piace potrei pensare di comprare questo più spesso. E poi ho preso anche un Lipton tè alla pesca non frizzante, che qui tutti i tè che trovo sono frizzanti, questo è liscio. L'unica cosa che mi dispiace è che non lo trovo, cioè qui non esiste il tè zero, nessuna marca lo fa, il tè alla pesca o il tè al limone zero senza zuccheri non esiste, quindi vabbè, ho preso questo della Lipton e questa è praticamente la mia spesa di oggi. E tra l'altro ragazzi, dobbiamo festeggiare perché oggi è il 6° giorno, il veterinario mi ha detto che dal 6° giorno in poi Denver può mangiare i croccantini, e guardatelo che bravo. Scusi che ti ho disturbato, sei bravissimo amore. Sì, bravo cucciolo mio, bravo cucciolo mio. È molto molto bravo perché riesce a masticare benissimo. E sono molto contenta, molto molto contenta di vederlo così. Bravo gatto Denver, bravo gatto Denver. Avete visto ragazzi l'energia positiva che avete mandato a gatto Denver, tutto l'amore che gli avete mandato eccetera, aiuta davvero, aiuta. E non lo dico io, ci sono stati proprio esperimenti scientifici che hanno fatto su due gruppi di persone, ma perché sono zoomata, ok, e le persone che avevano qualcuno che pregava per loro, che gli mandava energia positiva, che pensava a loro, ok, quindi si tratta proprio di pensare a una persona, mandare bei pensieri, no? E le persone che appunto avevano altre persone che pensavano a loro nel momento in cui stavano guarendo sono guarite più in fretta e più facilmente rispetto a quelle che invece non avevano nessuno che gli mandava energia positiva. Quindi non sottovalutiamo questa cosa, facciamolo quando auguriamo del bene a qualcuno, facciamolo. E il fatto che voi l'abbiate fatto per gatto Denver per me ha significato tantissimo, e lui si è ripreso velocissimo anche grazie a voi, quindi sono molto felice. La Cat TV è sempre una salvezza, è sempre sempre una certezza con gatto Denver. Appena l'accendo lui corre. Gatta Stellina, più o meno, diciamo, gatta Stellina osserva da lontano. Gatto Denver gli parla. Lo so, gatto Denver, sì, sì. Lo so, gli uccellini. Sì. Non puoi prenderli, gatto Denver. No, amore mio. Eccolo che ritorna. Spero solo che non tiri giù la TV uno di questi giorni. Bravo amore mio. Bravo amore mio. È arrivata la mia cenetta ragazzi, stasera sushi. Allora questa è la salsa di soia, qui ci sono, dovrebbero esserci le chele di granchio, che non so come fanno in Olanda, è la prima volta che le prendo qui, beh sono praticamente uguali a quelle che abbiamo noi, benissimo. Poi ho preso un roll fritto caldo, avocado e salmone, e poi ho preso i nigiri, sempre il salmone, e i mini maki con gambero fritto. Il sushi l'ho ordinato da Sanks Sushi. Hanno del sushi molto buono, ma ci mettono tantissimo a portare la roba, a volte 2 ore, quindi non so se proprio mi sentirei di consigliarlo, ma il sushi è buono, ecco. Ok ragazzi, non so come sia questa inquadratura, ho la luce davanti, quella dello specchio, e dietro invece le ho messe un pochino più basse. Cosa c'è da dire? I miei silenziosi. Allora ragazzi, skincare, adesso mi strucco finalmente perché è tardissimo. Uso l'acqua micellare di Like Cosmetici, che non contiene alcol, ma non so come mai sulla mia pelle brucia, quindi
L'ho quasi finita, la sto finendo comunque perché non mi dà problemi di irritazioni, non mi fa allergia, però un pochino brucia, non so come mai, ma sulla mia pelle è così, forse perché comunque utilizzando il retinolo è un pochino più delicata. Mio Dio ragazzi, ho la pelle fucsia praticamente, a questo punto non lo so, forse veramente qualche problemino me lo dà, ma di solito non era così grave, non so se è stato il freddo di oggi. Comunque, mentre mi strucco ne approfitto e vi racconto quello che è successo, ragazzi, visto che la stragrande maggioranza di voi mi ha chiesto di parlare di cose supernaturali, se supernaturale è, perché insomma, bisogna sempre prendere tutto con le pinze, ma mi avete chiesto in tantissimi di parlarne, davvero in tanti, sia in privato che in pubblico, non me l'aspettavo, e visto che anche su Instagram il 74-72% di voi mi ha detto sì, parlane, allora lo faccio. Praticamente qualche giorno fa, allora mi aveva svegliata il portiere quella mattina per una consegna, insomma, quindi mi sono alzata, ho preso il pacco e poi sono ritornata a dormire. Poco dopo, non so quanto tempo sarà passato, ma comunque stavo già dormendo. Ad un certo punto il letto trema. E se questo è il letto, ok, non tremava così, ma così. Quindi io ho anche pensato, cioè, ma ha fatto un paio di, diciamo, una scossa che è durata comunque un paio di secondi. Quindi a quel punto io mi sveglio e dico, oddio, il terremoto. Ho pensato, ok, non è sussultorio, ma è ondulatorio. Mi sono detta, ok, aspettiamo, comunque sapevo che l'Olanda non è zona sismica, ma non quanto alcune zone in Italia, quindi sapevo che, insomma, di essere abbastanza tranquilla qui, quindi mi sono detta, boh, aspettiamo, vediamo se ci sono altre scosse, che in caso veramente prendo le scale e scendo. E quindi sono rimasta sveglia, ho visto che non c'erano altre scosse, quindi poi mi sono detta, boh, vabbè, torno a dormire, sembra tutto a posto. In più ho pensato, vado a vedere subito online di che tipo di, cioè quanto è stato forte il terremoto, dove era l'epicentro, eccetera, eccetera. Ma poi ho pensato, prima che scrivano gli articoli, che li mettano online, ci vorrà un po' di tempo, quindi non ha senso che io controlli adesso. Torno a dormire, quando mi sveglio controllo, avranno già inserito tutto. Ok, mi sveglio, non ci do tanto peso perché dovevo lavorare, quindi avevo un sacco di cose da fare, ho lasciato perdere. Quando ho finito di lavorare, ho ripensato al terremoto, mi sono detta aspetta che andiamo a vedere, no? Essendo passata già mezza giornata, sicuramente avranno già segnato. Insomma, sono andata a vedere gli ultimi terremoti in Europa, in Olanda. Potete immaginarlo da soli, non c'è stato nessun terremoto. Niente di niente, neanche lontanamente che possa aver sentito io di qualcosa, assolutamente niente. I terremoti erano in Spagna, ma assolutamente non si sentono in Olanda e non si è sentito nulla qui. Quindi a quel punto mi è preso un po' il panico perché ho detto, cioè, io ero convinta che fosse un terremoto, cioè, io avevo anche pensato, ah ok, non è sussultorio, è ondulatorio, cioè, ero convinta, ok? Quindi nel momento in cui realizzo che non si trattava di un terremoto, mi ha preso un pochino il panico e perché se non è stato il terremoto a scuotere il letto. E io posso pensare che, non lo so, allora, io non abito vicino alla strada, non ci sono macchine, quindi. Ma anche volendo, no? Che magari qualcosa ha fatto scuotere la casa, non lo so, che non mi capita mai, però anche volendo, io ho delle, poi, infatti poi sono andata subito a controllare, io ho delle, ci sono un paio di borse Saint Laurent sulle mie scarpiere che con qualsiasi piccolo movimento, e lo so perché ho la lavatrice e l'asciugatrice vicino alle scarpiere, come sapete dove tengo le borse, e quando l'asciugatrice è in funzione e un pochino comunque traballa, le borse cadono. Quindi ho pensato, se qualcosa ha fatto scuotere la casa, dovrebbero cadere anche loro, però non sono cadute e vi posso assicurare che l'unica cosa che ha tremato è stato il letto. Se qualcuno mi dirà, Nicole, probabilmente dormivi, te lo sei sognato, ragazzi, assolutamente no, perché stavo dormendo più o meno, perché ero appena tornata a letto, però stavo dormendo, ma quando ha iniziato a scuotersi, io mi sono svegliata e quando ero già sveglia ancora tremava un pochino, quindi
Non è questo, non lo so, probabilmente ci sarà un'altra causa, non lo so. Fatto sta che le borsette che cadono sempre per qualsiasi minima vibrazione dell'asciugatrice sono rimaste là. C'è anche da dire che poi sono andata su internet a cercare se fosse successa questa cosa a qualcun altro ed ho trovato gruppi e gruppi e forum di persone che parlano di come questa cosa succede anche a loro tutta la vita e pensano siano spiriti, demoni, io non lo so, cioè non voglio neanche veramente immaginare. Girare queste cose perché alla fine se mi faccio suggestionare è solo peggio e non mi aiuta assolutamente. Io adoro la mia casetta, quindi, cioè, onestamente non lo so. Io lo so che può sembrare che tutte queste cose succedano a me, però io vi posso giurare che quello che vi racconto succede davvero. Questo ve lo posso proprio giurare al 100%. Poi, se è paranormale o no, non lo so. Cioè, aiutatemi anche voi a capire a questo punto, però. È stato molto molto strano e la cosa appunto più strana è che io al momento non mi sono assolutamente spaventata, mi sono spaventata dopo quando ho visto che non c'è stato nessun terremoto. Quindi questo è stato l'ultimo avvenimento per quanto riguarda il possibile paranormale a casa mia, visto che appunto siete in tanti ad essere appassionati di paranormale come me. Ve ne parlerò se mai dovesse succedere qualcos'altro, che io mi auguro sempre onestamente di no. Ok, mi sta bruciando letteralmente tutto il viso. Adesso vado a lavare di nuovo il viso come sempre. Prima mi strucco, poi lavo il viso. Uso il Stay Clean Fluffy Blue per pelli miste di Hey Cutie, il brand di Lolla. E questo è il detergente, assieme agli altri che sto usando alternandoli. Ma questo è il detergente che sto usando ultimamente. Ed è molto delicato, mi piace. E tra l'altro perfettamente in match con la mia maglia oggi. Poi crema occhi uso questa di It Cosmetics, questa si chiama Confidence in an Eye Cream. Comunque ragazzi, succede solo a me che tipo riscopro una canzone, anzi scopro una canzone che in realtà è uscita tipo non lo so 7 anni fa, io la scopro adesso e l'ascolto a ripetizione come se fosse una canzone appena uscita, cioè io l'ho letteralmente scoperta adesso e imparo il testo e tutto per una canzone vecchissima. Cioè mi è capitato con Halo di Beyoncé, che non è neanche una cantante che io ascolto spessissimo, eccetera, però sto adorando quella canzone e l'ho scoperta come se fosse uscita ieri, invece tipo i video che vedo sono di 7 anni fa, una cosa del genere. E magari le canzoni che sono uscite, che stanno uscendo adesso, non le ascolto proprio, boh, io sono strana. Comunque uso la, adesso stendo l'idratante, questa è la Coco Soft Night Face Cream di Hello Body. Ne metto tantissima, in abbondanza anche sul collo, mi raccomando. Ok, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto, che sia stato lungo abbastanza, eccetera. E tra l'altro volevo dirvi che saranno in arrivo molti vlog, perché essendo qui tutto chiuso e quindi tutte le mie idee devono aspettare per i video, siamo più o meno in un lockdown qui, appunto, come sapete, tutto chiuso e ci chiedono di rimanere a casa il più possibile, anche se possiamo uscire per una passeggiata. Non ci sono assolutamente limitazioni, però preferisco appunto non uscire tantissimo se non per un paio di cosine, veramente. Ed essendo, ripeto, tutto chiuso, non si può fare più di tanto. Quindi scusatemi se questi video sono, cioè se faccio tanti vlog e se magari sono un po' ripetitivi, ma devono, è giusto che rispecchino la mia vita vera e. C'è una pandemia, quindi questo è quanto. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Vi mando un bacio grandissimo. Vi abbraccio forte, 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 forte. E vi aspetto come al solito domani, puntuali alle 17:30. Ciao!